Oh, ma quanto è bello quando c'è la giornata degli OTA, ragazzuoli, perché si possono provare veramente cose pazze, veramente cose molto interessanti, e prendere i nostri cubi e buttare direttamente a fanculo. Quindi non è un buongiorno, ragazzuoli, bentornati sempre qui sul canale e bentornati sempre qui dal Cap. Oggi si prova un Cerebra 5. Voi lo sapete già quanto mi ha divertito l'innesto di Omega Red all'interno del Cerebra 5. Ci abbiamo fatto anche un video apposito, ve lo lascio sempre qui nelle schede. E tra l'altro, lo so che già voi volete ammirare e immortalare il deck dei guardiani. Lo proveremo stasera in live, anche perché penso che le conquiste sono un territorio più adatto a quel genere di mazzettino lì, anche perché io ci ho fatto qualche partita per vedere se riusciva a girare il ladder, ma mi sono costati 3000 di rank, quindi meglio di no. Invece in questo mazzo sono sempre presenti degli OTA, quindi sapete quanto mi fa godere l'innesto della cap, perché era pure giusto che in qualche modo dovessero metterlo in qualche lista interessante, questa benedetta cap. E c'è anche lui, il grande Adam Warlock, l'irreprensibile, il GOTY. Di Flaviano, tra l'altro, variante di Flaviano molto bella, posso dire spettacolo. E vediamo come se la cava sto mazzo. Proviamo il LAD. Ah, vi posso dire una cosa, io ho visto qualche lista di realtà Cerebra 5. C'è anche Martyr all'interno di questa lista al posto di Ant-Man. Io non ce l'ho, la grande Martyr. Mi dispiace, può stare benissimo dove sta. Però Ant-Man con quel più uno lì diventa 5. Quindi possiamo fare veramente delle cose interessanti. Oppure, se volete, ci possiamo aggiungere anche una Titania che alla fin fine. Però bisogna stare molto attenti al suo effetto. Un po' complicato da gestire la Titania. Ok, iniziamo. Mannaggia al. Vabbè, non c'è inizio migliore, ragazzuoli, vai, iniziamo. Ah, Warlock, eccolo! Mamma mia. Comunque io sono veramente innamorato di questa variante, è veramente figa. E la Scarlet l'ho messa per il semplice motivo che sapete benissimo che il grande problema del Cerebro è quando ci sono delle location come Nidavellir, come, non lo so, Kunlun, visto che abbiamo molte carte move, soprattutto la Silk. Mettiamo la Scarlet, infatti in questo game non ci interessa. E Polaris. Però c'è X-Mansion. Lo toglierei. Ok. Ci sta. Ora. E io come gioco? Vorrei dire, io come gioco in tutto ciò? Omega Red, qui in Predict. Mi voglio tenere questo tassello qui perché penso che questo sia, non lo so, un vivente, non lo so. Suppongo cose. Allora, Lad. Invisible Woman, frate. Tutto all'oscuro, mi stai dicendo? Tutto all'oscuro. Adam Warlock? Adam Warlock non sarebbe male. Aspetta, 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 aspetta. Fai così. Polaris into Doctor Doom. Ma proviamo da Warlock, ma giocalo visto che ci siamo. Gioca da un Warlock, ok. Lì. E poi concludi con Cerebro Mistica. No? Bella cap. Bellissima cap. Bellissima cap. E sì. Sì. Assolutissimamente sì. A sto punto, allora vuoi fare un'altra bella cosa? Puoi fare Ant-Man qui e fai Cerebro into Mystica. Vediamo. Vediamo come è andata a finire. Sì. E fino a qua, dici tu, ci siamo. Sarà veramente un vivente sto ragazzo o sarà tipo un qualcosa come Modok e la cose? Modok, Iron Man, Onslaught, Infinauta, Invisible Woman, Giganto, Hulk, Ela. Infinauta al centro. Perfetto. Hai proprio colto proprio appieno quello che doveva succedere. Vabbè. Sarebbe andato qualsiasi carta lì. Avrebbe perso. Perfetto. Comunque, da notare, Invisible Woman, ok, in questa location qui, dimensione oscura in queste due, e lui ha potuto fare i suoi porci comodi. Vamo.
Complimenti. Ovviamente bruttissima start, la possiamo dire questa cosa. Possiamo dire che è una bruttissima start questa. È anche una bruttissima mano per il secondo game. Vedi, queste sono le persone che mi piacciono. Quelle che giocano il ladder, il deck dei guardiani. Poi ce l'ho pure io che gioco il Cerebro. Questo è un altro discorso. E Polaris? È quasi quasi, io te lo tolgo. Ciao Jean Grey. Ciao Jean Grey, sto ragazzo. E Sala del Trono mi distrugge. Si può dire questa cosa che Sala del Trono mi distrugge. E mi sa che gioco Enchantress. Mi gioco Enchantress. Sì, 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 sì. Mi gioco Enchantress. Così non mi può indovinare le mie cose. Drax, bella la variant. Bellissima la variant, ci sto un botto. E mo? Ah, ma la Stark Tower è una merda, frate. Stark Tower è veramente una merda. Da un Warlock. Fammi pescare le carte, a sto punto. Fammi pescare le mie carte e penso che questa è un'altra lose. Un'altra lose sarà. Perfetto. Mi smart. Sì, 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 sì. Assolutissimamente sì. Ok, Silk. Perfetto. Tu come inci? Tu non puoi vincere. Tu non puoi vincere. E l'unica cosa che mi viene in mente di fare è fare Silk in tuo Omega Red. L'unica cosa, sperando che la Silk si sposta su Big House e Omega Red faccia delle porcate assurde. Altrimenti non c'è storia. Non c'è assolutamente storia. Vai, proviamoci lo stesso. Dai. Doctor Doom. Perfetto. Perfetto così. Perfetto così. Perfetto così. Esatto. Esattamente così devo andare, frate. Esattamente così. Bello il Cerebro 5, eh? Molto bello il Cerebro 5. Ma io sono contento che mi hanno aggiunto queste due carte. Cioè, io sono contento di questa cosa. Perché dici, cioè, si sta muovendo un qualcosa. Vedi la cap. La cap non si giocava da, boh, secoli. Non aveva qualche mazzo. Non aveva stabilità in nessun mazzo. Neanche nel move stesso, raga. Parliamone. A me fa piacere che prendi delle carte morte in qualche modo, che non si giocano all'interno del meta, che non si giocano proprio all'interno di Snap, e me le reworki in un archetipo. Però, frate, insomma, parliamone. Io come faccio, non lo so, a provare a fare qualcosa qui? Anzi, no, 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 che sta di? Che sta di? Proviamo a fare una cosa. Ala. Tunnel quantico va. Ok, Shanna, va bene Shanna. Io ondo così con gli aria che mi distrugge, ovviamente. Titania, ok, grazie, mi sta bene. Guarda che se riesco a prenderti Titania, a me va molto comodo sta roba. Vabbè, Miles. Ci sta Miles. E vogliamo fare una roba? Omega Red qui. Intanto. Ma guarda. Cioè. Sono tutte carte grosse, tra l'altro. Il brutto di. Un'altra volta. Un'altra volta. Il brutto del Cerebro 5 è questo. Che sono tutte carte belle ciotte, capito? Ma non tanto di forza. Perché dici di forza ci sta. È più che altro di questo. Fratelli, cioè io gioco la Scarlet. Me la gioco la Scarlet a sto punto. Ho avuto la Scarlet e me la gioco. E Mistica però sarebbe anche un'altra bella play. Vogliamo fare una roba? Vogliamo fare così? Dai, proviamo. Proviamo, proviamo, proviamo. The Scarlet? No, quello Obsidian. Perfetto. Mi fa piacere questa roba. Mi fa veramente piacere questa roba. E dottore? Il dottore? Guarda che se riesco a fa così su tunnel quantico e tu mi prendi. Sì, vabbè, ma tanto preferibile no, frate. Cioè, tanto preferibile anche no, eh. Prendimi Cerebro. Dici Polaris.
Vabbè, frate, insomma, laghi. L'ha voluto perdere lui comunque, eh. Posso dire, l'ha voluto perdere lui comunque. Ecco la da un Warlock. Frate, io voglio giocare la da un Warlock. Se tu mi dai le possibilità all'interno del game di usare e giocare la da un Warlock, io te lo gioco con tutto il cuore. Io sono il primo che voglio che la da un Warlock possa essere in qualche modo giocabile. Ma non è così. Ancora non ci siamo. Ancora no. L'abbazia, vabbò. Ok. Un Warlock, eccolo qui. Cioè, già che me lo dai in mano, io godo. E mistica, insomma. Possiamo dire che il turno 1 di questo mazzo è inesistente, ovviamente. Possiamo dire anche che il turno 2 è inesistente? Certo, perché, insomma, sono 3 game che non mi fai startare una, non lo so, con una Silk, con una Scarlet. No, Scarlet sì, è vero. Ma Scarlet è buona quando tu, cioè, in questo mazzo è buona quando tu vedi X23, ok, destroy. E tutte le location, il Nexus. Allora, vediamoci stretta Enchantress. Grazie, continua così. Vai, gioco, continua così. Sì. Hulkbuster, perfetto. Ok, no, 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 ma continua. Cioè, io sono contentissimo di questa roba. E Tarnax, ok, non posso giocare nulla su Tarnax io. Io non posso giocare nulla su Tarnax. Lo sappiamo tutti. Lo sappiamo io, tu, voi. Giocavo Laris. Prendi Deadpool. Anche Wolverine, va bene. Anche Wolverine, va bene. Si prende Miles. Cerebro. Però pensandoci, io toglierei la mistica in questo mazzo, sai? Io la toglierei la mistica perché. Ok, sì che. Perfetto. Perfetto così. Ok, che tu. La mistica cioè, si sposa che è un piacere con Cerebro, però è troppo lenta. Ovviamente è pensata sta roba per fare un turno 6 Cerebro mistica. Metti che tu capisci che in qualche modo possa avere Touch Card il ragazzo. E mo che ti inventi? Vogliamo provare ad un Warlock per il meme? Vogliamo provarlo? E poi tu che cosa ti giochi? Giochi Cap più Silk. O anche Doctor Doom. O anche Doctor Doom. Signori, il ragazzo è scappato quando ha visto da un Warlock. È un segno del destino questo. Vabbè, ma facciamoci un altro con questo mazzo che vedevo lì. Non lo so, non lo so, non lo so. Bisogna capire. Bisogna capire. Siamo 2-2 comunque in rating win-lose. Quindi non siamo messi abbastanza. Io mi aspettavo veramente molto peggio. Dispenso e disfatte. Che dice? Eccellenti. So, dice. Si è anche buggato. Guarda, basta soltanto che lui è. Cioè, è un destroy. Basta soltanto questo. Io come lo vinco? E skippando? Ok, mistica, va bene. Fammi giocare. Ma non ho carte io per questa roba. Non ho proprio carte. Io faccio 20 punti. Top. 20 punti faccio io. Venti punti faccio io. Vediamo. Beta Ray. Va bene. Jane Foster va a 18. E via. Guarda, io ti skip. Tanto una carta c'ho da giocare. Jane Foster. Perfetto. Jane Foster va a 18 più un Beta Ray oppure un Thor, un Mjolnir qualsiasi, lui fa la bellezza di 24 punti. E non posso vincere.
Siamo d'accordo su questa cosa che non posso vincere? Sì, siamo d'accordo su questa cosa che non posso vincere. Complimenti, Worship. Complimenti, ragazzuoli. Molto belle queste location, nel senso. Giustamente, dici tu, non abbiamo solamente Galactus. Mettiamoci anche la location in cui c'è un effetto di Galactus. Così, boh, pazzi, capito? Ci divertiamo di più, capito? Sì, avvantaggiamo tutto. Avvantaggiamo tutto. Ok, siamo contro il panettiere. Fammi sta rosetta, va. Ant-Man, va bene, subito che te lo giochi. Fino a... Oh, prima start buona. Abbiamo fatto tipo... Questo è il sesto game, frate. Questo è il sesto game, capito? Cosa mi tocca fare? Wolverine. Ok. Location. Ecco, vedi. Perfetto. Io devo sperare. Io di Nidavellir la devo togliere per forza. La devo togliere per forza. Io devo sperare che X-Mansion mi dia una carta inferiore a 5. Nico Minoru, possiamo salutare Ant-Man, perché lo possiamo salutare, quello è matematico, quello è un Killmonger sicuro. Va, frate, una location decente. Nico Minoru con l'effetto, ok, perfetto. Lì sta per arrivare un Venom. Location. Vabbè, kill, in qualche modo te la posso anche gestire. Qui dipende tutto, frate, qui dipende... Pago tutto. Ah, vabbè, giusto. Sì, è vero, è reworkato. Io ando. Sì, è giusto, giusto, giusto. Giusto così. È giusto così. Omega Red è qui? Per il meme? Effettivamente, a meno che lui non ci abbia uno. Un Zola, no? Che su Big House non lo può fare, ma lo deve fare per forza dal centro. Di lui c'ha la Shulk. Sì, c'ha la Shulk. X23, Venom. Guarda, se Wolverine e X23 arrivano tutti e due a destra, vuol dire che c'è la Mambutta. No, bro, Ok, tutte e due. Tutte e due. No, quindi non c'è nessunissima madre che fa lavori socialmente utili. E guarda, parliamone. Parliamo di sta roba. E lui snappa perché deve. Lui snappa perché deve. E vogliamo fare Polaris? Poi come la chiudi? Come la chiudi tu, in tutto ciò? Facciamo Polaris, gli togliamo Wolverine da lì. Sì. Molto migliore questa roba. E guarda. Io vorrei fare questo. Ma non serve. Cioè, io anche se vinco qui, che lui mi farà knulle, non serve. Capito? E non posso fare la cap, perché ovviamente non la posso fare. Quindi ditemi voi, come io faccio a gestire un turno 6 con il Sirebra 5? È ingestibile, frate. È ingestibile. Se tu ti metti anche uno Zabu per le carte a 4. Sì, ok, frate, ma cioè, sto mazzo ha bisogno di tutto l'aiuto possibile per fare cioè, uno snap umano, capito? Deve fare tutto, quindi potete ben capire che la situazione è molto tragica e io sto perdendo dei punti come se non ci fosse un domani. Guarda, io ti faccio fare l'ultima gioco. Io ti faccio fare l'ultima. Tanto questo è un test. Tanto a noi non ce ne frega di queste robe. Giusto? Nap. No, a caldi insopportabili. No, vabbè, frate, sei un genio comunque. Sei un genio tu. E Jeff, sì, ok, perfetto. Cerebro, subito. E io aspetterei, farei Polaris, guarda. Aspetterei, farei Polaris, spostalo da lì. Un lockdown, va bene. Va benissimo sta roba. E che famo? Io intanto Cerebro qui lo metterei. Poi metti che, ma proprio metti che la cap decide. Guardiano. Sì, bello. Complimenti. Cioè, anche il deck dei guardiani mi sta per rompere, guarda. Mi sta per de decimare. Io devo fare la mistica?
No, cioè vedi che non mi serve la mia. Teoricamente sì. Teoricamente sì. Maledetta Silk, maledetta Silk. Si potrebbe provare a fa' sta roba? Si potrebbe provare a fa' sta roba? Ma io devo vincere anche Metropoli dei Mostri, raga. Quindi un po' puzza, eh. Un po' puzza. Si suppone che devo vincere anche quella location lì. Allora, Lado, che prende? Lui c'ha un altro layout da fare. Sicuramente lui sposterà Jeff qui. Mi farà una layout qui. Che te lo dico a fare. Vabbè, il mazzo è bocciatissimo, come volevo sì dimostrare. Ma più che altro io direi per il momento. E dico per il momento, attualmente, anche con questi ore, anche se si è aggiunto del materiale in questo Cerebro 5. Insomma, fate, Cerebro no. Cerebro no, in questo meta non ci sta per niente. Io non riesco a giocarlo a Cerebro in questo meta. Onesto. Con tutto che l'ho rivotato tantissimo nel corso di Snap, ma no, non ci siamo. Però, mai dire mai, magari stasera lo ritentiamo in conquest, vi aspetto.